Un saluto a tutti i followers di Tekoner.it. Oggi proviamo Qbot X11. Il brand Qbot tra i vari appassionati di telefoni cinesi sta avendo veramente un discreto successo. Effettivamente questo X11 non è un brutto telefono. Ottimi materiali, scheda tecnica di buon livello e comporta un multimediale direi sufficiente. Come qualità prezzo è sicuramente un telefono interessante e come scopriremo nella recensione effettivamente può essere un'ottima alternativa a chi vuole un buon telefono senza spendere tanto. Vediamo come va. E quindi eccoci, followers di Tekoner.it. Prima di iniziare la recensione andiamo a vedere cosa vi arriva oltre al telefono dentro la scatola. Abbiamo qui il caricabatterie da viaggio da parete già compresa italiana, il cavetto USB, micro USB per la ricarica e lo scambio dati con il computer, il pin per andare a rimuovere i due cassettini sia del dual SIM che dell'espansione di memoria, una guida rapida, una seconda pellicola, dico seconda perché ce n'è già una applicata, vedete qui, non è applicata diciamo benissimo qui sulla cornice, ci sono delle bolle, però dove conto diciamo sul display è applicata direi bene. Ultimo gadget di questa confezione molto molto ricca, questa cover in plastica, in silicone, devo dire molto comoda perché il retro del telefono è in vetro e quindi insomma sicuramente molto comoda per evitare graffi e rotture accidentali. Iniziamo la nostra panoramica di dispositivo, abbiamo qui davanti la capsula auricolare, devo dire che l'audio in chiamata è abbastanza buono, un leggero fruscio di fondo quando non abbiamo il massimo del campo, della ricezione, però devo dire comunque nulla di tragico. Fotocamera anteriore da 8 megapixel, buoni sono i selfie, qui davanti per il resto completamente pulito, da questa parte abbiamo il cassettino per l'espansione di memoria, il tasto spegnimento blocco sblocco, qui sopra abbiamo questo infrarosso per andare a comandare dispositivi esterni, qui da questa parte abbiamo il cassettino per il dual SIM, infatti il telefono è sia dual SIM e sia anche la possibilità di espandere la memoria, quindi non bisogna scegliere se avere espansione di memoria o la seconda SIM. Il bilanciere del volume, l'ingresso da 3,5 per le cuffie, qui sotto abbiamo lo speaker di sistema, il primo microfono e l'ingresso micro USB per la ricarica e lo scambio ottico computer. Qui dietro fotocamera da ben 13 megapixel che gira video a 1080p e il doppio flash LED. Dimensioni 151.3 x 75 x 6.5 mm, 190 sono i grammi. Sì, effettivamente il telefono è un po' pesante, ma questo ovviamente ragazzi è lo scotto da pagare se si vuole un telefono con materiali premium. Infatti abbiamo vetro davanti, vetro dietro e il frame completamente in alluminio come cornice. Il telefono per quanto riguarda il design va a ricordare un po' la prima serie Z dell'Xperia, quindi un design un po' scopiazzato, però devo dire che a me tutto sommato non dispiace. Qual è l'hardware? Cosa muove questo Qbot X11? Un processore 8 core MediaTek da 1.7 GHz, 2 GB di memoria RAM e 16 GB di memoria interna, come vi dicevo, espandibile con micro SD. Andiamo a dare un'occhiata al software interno. Che cosa abbiamo? Abbiamo Android KitKat, quindi non abbiamo ancora Lollipop, però praticamente è una versione stock di Android. Infatti vedete come abbiamo la classica interfaccia Android. Qui se andiamo a tenere premuto possiamo togliere i widget e aggiungerli. Qui abbiamo tutte le nostre solite opzioni di Android. Andiamo più nello specifico, qui andiamo a vedere quale versione di Android abbiamo su questo Qbot X11. Abbiamo la versione la 4.4.2. Non sappiamo se ve ne ho dato sapere se sarà aggiornato a KitKat, però devo dire che comunque l'interfaccia, ribadisco, è praticamente quella classica di Android. Infatti vedete che Qbot si limita semplicemente a rivedere un po' le icone a livello grafico, ma per il resto è Android stock.
Quello che vedete davanti a voi è il display HD da 5.5 pollici, 1280x720, sono 276 ppi, una buona resa per questo display. Ma andiamo a vederlo più nello specifico con display tester. Andiamo a vedere i nostri soliti colori di test. Qui abbiamo il rosso, qui il grigio, il blu, il bianco, il grigio, il nero. Vedete come il nero tende a schiarirsi un po' negli angoli, infatti è un'unità IPS diciamo di sufficiente livello, infatti vedete come ci sia molto stacco tra il display e la cornice. Qui abbiamo il giallo, il magenta e il ciano. Torniamo indietro, angoli di visione direi buoni, andando a piegare il dispositivo in vari angoli si ha comunque, vedete che la scritta al centro si legge bene. Torniamo indietro, andiamo a vedere qualche foto di test sempre per la risoluzione di questo display, e vedete come anche queste immagini diciamo molto definite si vedono bene. Torniamo indietro, iniziamo la parte multimediale con la fotocamera. Quindi diciamo fotocamera da 13 megapixel che gira video a 1080p. Entriamo nella fotocamera, vedete questo è praticamente il software stock di Android, quindi non abbiamo tantissime opzioni. Qui le varie opzioni della fotocamera, insomma, per andare a impostare la risoluzione, vedete 16 megapixel e fine, quindi 1080p per quanto riguarda i video. Prendiamo un soggetto per fare una foto di test, prendiamo qui il cavetto USB, micro USB, andiamo a fare una foto, no scusate, foto, e vado a premere i video giustamente, ecco qui, foto, scatto abbastanza veloce, ok, scusate prima l'impasse con il video anziché la foto, eccole qua, sono più giù perché me l'ha salvata sul dispositivo, vabbè, comunque queste sono le foto. Infatti in questo momento vedete come la fotocamera anche in condizioni di buona luce come in questo momento non riesce a fare dei buoni scatti. Andiamo a vedere invece quelli di test che ho fatto, ecco di qua, vedete qui invece in questa giornata era con luce diurna. Vedete in questo caso come le foto vengono abbastanza bene. Qui abbiamo questa macro, devo dire buone, qui il video che ho fatto a 1080p, invece questi sono gli scatti fatti con poca luce. Devo dire che il flash si comporta bene. Questa è la mia solita zona cantine, vedete qui è riuscito a mettere molto più a fuoco che in quest'altra foto, però insomma devo dire che la fotocamera è un po', diciamo, non si comporta sempre alla stessa maniera, anche in condizioni di buona luce a volte fa delle buone foto, a volte no, anche i video non sono il massimo, insomma è un po' discontinua diciamo così la fotocamera. Quindi il mio voto per questa fotocamera è un 6-, perché comunque non è certo questo il suo, non è certo questo diciamo il suo lato migliore per questo Cubot X11. Continuiamo la parte multimediale con i video, andiamo a vedere come vengono riprodotti, però utilizziamo MX Player che è più comodo, quindi andiamo a lanciare il 1080p, mettiamo il volume, viene riprodotto senza problemi. Andiamo indietro, il 4K, anch'esso viene riprodotto senza grossi problemi, e in ultimo, giusto per scrupolo, il 720p. Anche questo ovviamente viene riprodotto bene. Andiamo indietro, andiamo adesso ad ascoltare la musica. Qua ah, yes.
Ok, possiamo stoppare. Ok, da qui forse è meglio, ce la facciamo, perfetto. Audio assolutamente basso, non è possibile infatti utilizzare il telefono con viva voce. Qualità della musica non buona, infatti nell'intro ho detto parte multimediale sufficiente, e come avete visto sia per quanto riguarda la fotocamera che per quanto riguarda la riproduzione della musica, insomma la qualità non è un granché, l'audio è basso, quindi ribadisco la mia sufficienza. Ultima parte della parte multimediale, andiamo a vedere come si comporta con Epic Citadel, quindi nel nostro gioco demo, per mettere un po' sotto torchio questo X11, ricordiamo l'hardware, 8 core MediaTek da 1.7 GHz e 2 GB di memoria RAM. Ok. I dettagli sono tutti al massimo, infatti vedete come il telefono riesca a riprodurre Epic Citadel, direi in maniera ottimale. Andiamo velocemente nella zona di maggior dettaglio grafico, quella all'aperto, ecco qua. Vedete come non ci siano scatti o incertezze, eccola qua. Vedete come Epic Citadel venga riprodotto bene, senza nessun tipo di problema, senza nessun tipo di impuntamento, insomma. Sicuramente un buon telefono anche per il gaming, per giochi diciamo molto molto pesanti. Usciamo Chrome per quanto riguarda la prova del nostro browser, qui va bene, qui fine, l'ho dovuto installare qualche giorno fa, Repubblica, andiamo a chiedergli, vediamo se riusciamo a caricarla di qua, la versione desktop, forse sì, perfetto, prendiamo l'ultimo pezzettino di caricamento che per Chrome è sempre un po' ostica, qui il solito avviso dei cookie che non ci interessa, quindi aspettiamo nuovamente il caricamento della pagina, ultimo pezzettino come al solito, vi dicevo, sempre ostico per Chrome. Comunque vedete come lo scroll sia buono, vediamo se riusciamo a chiudere questa pagina. Pubblicità nastro anche sul sito di Repubblica. Ok, vedete come lo scroll sia molto molto fluido, pinch out, pinch in, insomma il pan. Comunque devo dire che per quanto riguarda qui un leggero refresh della pagina, comunque vedete come comunque la navigazione web sia di sufficiente livello, di discreto livello, insomma niente da eccepire. Usciamo conclusioni. Dicevo nelle introduzioni, questo Qboot X11, un telefono con un livello di qualità prezzo buono, ottimi materiali, buona scheda tecnica, avete visto che tolto diciamo la riproduzione video, sia la musica che la fotocamera sono molto sottotono, però comunque insomma è sicuramente per quanto riguarda la qualità prezzo un buon telefono che io vi consiglio. Ringrazio gli amici di Grosso Shop per averci inviato il telefono in prova, quindi per questa recensione è tutto. Mi dimenticavo, il mio voto per questo X11 è un 6,5, è un voto che secondo me è equilibrato, che ci sta tutto. Ribadisco un ringraziamento per gli amici di Grosso Shop per averci inviato il telefono in prova. Un saluto da Shido per Tekoner.it.